Guarda, il nostro sentimento, non posso che dire che sei molto felice, orgoglioso di essere al Brewfest, di essere nel mio sud, per rappresentare un film sulla sua incompiutezza, un film affettuoso anche un po' polemico. E qui mi aspetto, diciamo, un riscontro, e siamo qui pronti ad accettare come tipo di considerazione. E visto che ho un microfono in mano, è cosa mi esatta. Mi permetto io di presentare intanto il mio sasso, poi vado a rifugiare la voce a te, se almeno non ti preoccupare. Intanto partirei da questo ragazzo di invece. E mi premono di sottolineare alcuni invece che altro. E poi ricominciare da questa di una vostra formazione, se un'attrice molto competitiva, abbastanza in grado di alcolicità, come un vino tipico di Torres, una cosa straordinaria, la voglio amare. Poi passerei a questo ragazzo, che francamente l'ho trovato piuttosto invecchiato negli ultimi giorni. Se siete andati a parere di così, non faccio questo lavoro, non devo consultare, né quando l'ho fatto. Simone Cortesi, nel film e poi avremo modo di parlare. Sia lui che Angela sono due giovani attori meridionali che non ho scoperto io, ma forse contribuiscono in parte alla loro visibilità. Sono molto orgoglioso insieme a loro, ci sono tanti attori lucani che sono il mio orgoglio e sono molto veramente dispiaciuto di vedere questi e perché potevano essere più sobri, no? Sono ragazzi, si sono capiti. Accanto a me una giovane debuttante, una principiante che muove nei primi passi, la trovo anche piuttosto disagio, diciamo. La ragione è quasi di tutte le mie giustizie sentimentali. Giorgia. Io quello che faccio quando faccio le mie cose con questo chiudo, ho bisogno di fare cose che mi piacerebbe vedere come spettatore. Il tono che preferisco è quello che attraversa tutti gli stati d'animo, il divertimento, il malessere, la malinconia. Ho bisogno come spettatore di divertirmi e di commuovermi allo stesso tempo. Ho cercato di farlo, ho avuto il grande privilegio di avere degli incontri molto fortunati a partire da questi attori strepitosi, anche Giorgio in fondo, e tutte le componenti tecniche, non che cazzo sono, stavo anche a poco, dopo che poi parlando ciò, però te ne frega un cazzo su me, che sto ti ho parlando. fatto gli scatti, Ah, dai, l'hai sì, fatto. l'ho fatto. No, che proprio ciò che non si non posso dire. No, voglio dire, perché tante volte noi ci sentiamo, diciamo, il vertice della pirata, il regista, l'autore, il protagonista del film, si prende tutti i meriti, i microfoni puntati su di lui, quando invece il cinema, più che altre arti, si nutre di una collegialità, del gruppo, l'idea del gruppo, sì, che cosa posso aggiungere se non io ritorno a girare nella mia regione. Ho girato nel mio paese, è stata un'emozione, capirete, molto molto particolare.
ho girato in una via il primo giorno dove io ho anche abitato e mi imbarazzava un po' alzare la voce, perché mi è alzata la voce, non mi volevo far vedere nel mio paese, che nel mio paese si fa così, diciamo, no? C'è quella cosa che mi faceva tutti il galletto, però non volevo fare, quindi è stato particolarmente emozionante tornare nella mia regione e raccontare una storia ambientata nei luoghi a cui sono molto legato dal punto di vista. Mi rimane da dire qualcosa, ma spero che non abbia un po' qualche domanda intelligente, ma non è.